mi dispiace. Come hai fatto a oltrepassare la guardia? Nessuno può farlo. Rilassati, mi manda Pericle. Ah, sia lodata Atena. Sapevo che mi avrebbe aiutato. Temevo che avessero mandato qualcuno a cercarmi. Mi manda per portarti via da Atene. Allora sa del complotto. Intendi il processo? Da quel che ho sentito non hai speranze. Bah, la gente mi adora. Io sono Fidia. Parlo di altre persone. Guarda. Malaka. Non è dal processo che Pericle vuole proteggerti. Questi sono ordini per ucciderti. Chi li ha scritti? Non so di chi fidarmi. Sono solo un artista. Volevo solo creare. Ti prego, cosa devo fare? Innanzitutto, datti un contegno. Sei sotto processo. Il popolo è contro di te. E ora scopro che la setta vuole ucciderti. Ah. Ti ho detto di darti un contegno! Sì, certo. Bene, dobbiamo andare. Hai idea di dove possa scortarti? A sud di Atene c'è un'isola di nome Serifo. Lì abita il mio amico Teras. Quando ho scoperto il complotto contro di me, l'ho avvertito. Se c'è qualcuno che può aiutarci, è lui. Bene, se hai indizi sull'identità dei membri della setta, li voglio. Sì, sì, qualsiasi cosa. Guardie. Le distraggo mentre sgusci via. Vediamoci stanotte per salpare verso Serifo. Non mostrare il tuo volto finché non mi vedrai ai moli. Sì, capisco. Non avrai pensato di poter attaccare uno di noi e passarla liscia, vero? Vieni fuori e combatti! Bene, ce l'hai fatta. Cominciavo a preoccuparmi. Te l'ho detto che ti avrei portato via da Atene. Non mentivi. Il tuo amico è affidabile? Io e Teras siamo amici da molto tempo.
Gli ho inviato un messaggio con scritto dove incontrarci. Perdere tempo causerà solo guai. Andiamo a Serifo finché possiamo. Spero che la setta mi lascerà in pace ora che ho lasciato Anna. Andatura a Remi! È una bella nave. Non sei costretto a farlo. Cosa? A parlare per forza. Oh, non è quello che cercavo di fare. È solo che non sono abituato ad andare per mare. Dà un senso di libertà. Sì, libertà. Sembra la parola giusta. Anche se comincio a sentirmi poco bene. Sporgiti dalla fiancata, se vuoi. Altrimenti sarai tua. Il tuo stomaco è sotto sopra quanto il mio! E ci abituerai. Presto saremo a Serifo. Su le vele! Sei silenzioso stasera. Scusami. Anni fa, in una notte luminosa come questa, io e il mio amico Garo navigavamo verso Sal. Quando... Facciamogli vedere di cosa siamo fatti! Hanno fuoco su di noi! Accadiamo! Armi provati! Aspettiamo che siano a tiro! Proviamoci ancora!
Arcieri! Pronti! Dove sbarcheremo? C'è molto da fare e molte incognite all'orizzonte. È bello vederti sano e salvo, Tidia. Lieto di vederti, Teras. E come puoi notare, non sono solo. Ah, sì, l'eroe gentile e premuroso di cui parlavi nella lettera. Sono felice che Fidia sia al sicuro. Per ricompensarti, ecco delle informazioni su un uomo di nome Brisone che complottava per uccidere Fidia. Spero che ti siano utili. Lo sono. Porta i miei ringraziamenti a Pericle. E fai attenzione. Sono ancora convinto che molti siano in pericolo ad Atene.